Ci troviamo a Villa Badoerra Fratta Polesine, è uno dei luoghi più interessanti di tutta la nostra provincia perché è caratterizzato da tantissima storia, una storia che inizia in epoca veramente molto antica, in un'epoca quasi insospettabile per il nostro territorio, ovvero all'epoca del bronzo, nell'età del bronzo, di cui sono testimonianza i reperti contenuti all'interno del Museo Archeologico Nazionale. Una storia di un territorio profondamente legato all'acqua, un'acqua che non è sempre stata vista come un problema o una calamità, ma anche come un'opportunità di attivazione di canali commerciali e di conseguenza di circolazione di cultura e di conoscenza. Fratta Polesine ha avuto poi il periodo di massimo splendore nel corso proprio del 1500, in particolar modo dopo l'arrivo della Serenissima Repubblica, e che caratterizza insomma il nostro territorio con la costruzione di imponenti realtà di villa, all'epoca semplicemente case domenicali, cioè luoghi, punti di riferimento per la gestione di enormi imprese e proprietà agricole, diremo diciamo in termini contemporanei. Villa Badoerra è stata progettata e realizzata da Andrea Palladio su commissione del nobile veneziano Francesco Badoerra e probabilmente terminata entro il 1556. Ha le caratteristiche tipiche della villa palladiana, quindi una struttura tripartita in alzato, quindi tre piani, un piano terra con i locali di servizio, il piano nobile di residenza della famiglia, nel momento in cui da Venezia si trasferivano qui durante il periodo estivo, quindi da giugno fino a settembre, proprio per la conduzione delle loro terre. E poi l'ultimo piano, quello che era il sottotetto un tempo, adibito a granaio. Gli affreschi che caratterizzano la villa sono stati realizzati dall'artista giallo fiorentino, un noto soltanto attraverso questo pseudonimo che non ce lo identifica chiaramente, anche se presumibilmente apparteneva a una delle scuole più importanti del centro Italia, ovvero la scuola di Giuseppe Porta, detto il Salviati. Villa Badoerra è un motivo di vanto per noi oggi, di proprietà della provincia di Rovigo, dal 1996 è inserita nelle liste del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, quindi è patrimonio UNESCO e oltre a questo è l'unica realtà di Villa Palladiana presente in tutto il territorio della provincia di Rovigo. Non è l'unica villa, solo qui a Fratta Polesine ce ne sono altre 13, tutte legate alle proprietà, alle antiche proprietà appunto veneziane, ma di Andrea Palladio abbiamo soltanto questa. Oggi Villa Badoerra è visitabile, è regolarmente aperta al pubblico tutti i sabati, domeniche e festivi, quindi è una villa che rientra nei circuiti del turismo culturale ormai dei giorni nostri. Viene molto richiesta, più che utilizzata, non è forse la parola corretta, per la realizzazione di eventi non di natura privata, quindi non stiamo parlando di matrimoni o cose di questo genere, ma spettacoli, proprio perché la sua straordinaria facciata così imponente, allo stesso modo anche molto scenografica, si presta particolarmente alla realizzazione di spettacoli teatrali, spettacoli musicali, di danza, soprattutto durante il periodo estivo. Ciò non toglie che viene richiesta anche durante le altre stagioni, quella autunnale piuttosto che quella primaverile, sia per eventi appunto sempre legati al mondo dello spettacolo, in particolar modo musica da camera o piccoli concerti per singoli strumenti al piano nobile nel salone centrale, come anche spesso richiesta per conferenze, convegni, piuttosto che magari presentazioni letterarie, per il quale molto spesso viene concesso in uso la sala conferenze del piano terra. Così anche tra ville e giardini, la rassegna estiva ideata per animare le eccellenze storico-culturali del Polesine approda con gran seguito di pubblico in questo prestigioso luogo, in doveroso omaggio al suo valore, evidenziando ancora una volta come l'imponente scenografia di architetture antiche
siano in grado di amplificare la piacevolezza ad ogni genere di spettacolo. Questa sera è la serata conclusiva di Traville Giardini, qui a Fratta Polesine, patrimonio UNESCO, Villa Badoer. Per noi è un grande piacere ospitare Antonella Ruggero, una delle voci più interessanti del panorama italiano, con una carriera lunga alle spalle, più di 40 anni, e una ricerca sempre attenta e mai scontata. E questa è un po' anche la cifra della nostra rassegna, cercare sempre di mettere assieme spettacoli che abbiano una motivazione, che non siano così scontati e quindi possano suscitare ad ogni occasione una domanda, ad ogni incontro. La bellezza di Traville Giardini è proprio questo, quello che si instaura ogni volta un rapporto che è quasi familiare con l'artista, perché in luoghi anche molto particolari della nostra provincia che si aprono per l'occasione, e quindi siamo molto felici quest'anno poi di aver avuto continuamente una presenza numerosa ad ogni evento, una presenza che è fatta di affetto e fatta di riconoscenza, e quindi siamo molto felici che il pubblico abbia scelto quest'estate Traville Giardini e che si sia ristabilito dopo 2 anni di assenza dello spettacolo dal vivo e di vera difficoltà di incontro, si sia ristabilita questa voglia di stare assieme, questa voglia di condividere delle emozioni, questa voglia di vedere lo spettacolo dal vivo, perché il teatro ha tutti gli effetti vita. Da un'ora sono seduta qui pensando che ti voglio parlare, e questa via della città certo non è il luogo ideale. Siamo arrivati all'atto finale, e che atto finale di questa 24esima edizione di Traville Giardini, una rassegna che ci sta particolarmente a cuore e per la quale dobbiamo senz'altro ringraziare per la intensa collaborazione Interovigo Festival, ma Fondazione Cariparo e la Regione del Veneto, senza l'aiuto delle quali non sarebbe stato possibile questa rassegna. È chiaro che ci teniamo particolarmente, perché l'importanza di questa rassegna è da vedere nella doppia ottica che ci vede certamente impegnati nella promozione dell'arte e della cultura sul nostro territorio, ma anche in quella che è la promozione del nostro territorio stesso, le nostre ville, le nostre piazze, i nostri giardini. È chiaro che ci teniamo, perché la proposta culturale, crediamo che qui nel nostro territorio possa trovare un terreno fertile, la nostra vocazione è questa, e noi con questa rassegna ci teniamo a ribadirlo. Dopo 24 anni speriamo di poter continuare, speriamo che Traville Giardini si rinnovi ad ogni occasione. Questo è il nostro impegno, questo è il nostro sforzo per cercare sempre di più di incuriosire e affezionare il nostro pubblico. Per quanto riguarda il futuro, questa rassegna, che ormai è storica oltre che molto attesa, non c'è dubbio che i nostri sforzi continueranno ad essere profusi per riuscire a tramandarla e anche senz'altro a migliorarla. Vediamo sempre più passione, sempre più interesse attorno a questa rassegna, per cui sarà senz'altro nostro impegno quello già da domani di lavorare alla prossima edizione.